Ehi, ciao Anita, ciao. Come stai? Tutto bene? Bene? Ottimo, vieni, vieni dentro. Allora Anita, guarda qua, guarda intorno, questo è il nostro playground. Bellissimo. Dove facciamo, insomma, ci sono tanti ragazzi qua che vengono a disegnare tutti i giorni appena si può. E insomma, con questo grazie al Comune di Torino che ci ha dato questo spazio. Ed è stata una gran fortuna perché in questo posto qua, durante il lockdown, io perlomeno io ho potuto disegnare, ho potuto fare delle cose, un po' anche per tutti coloro che non potevano, quindi poi le ho pubblicate, ho fatto insomma foto e quant'altro. Silenzio incredibile durante il lockdown, immaginate la città proprio silenziosissima, io che arrivavo qua e iniziavo a disegnare, facevo un pezzo ogni due giorni. E poi le ho trasformate e sono diventate un po' delle cartoline della pandemia, della quarantena, cioè delle immagini. Questo per esempio è un borsellino e come si sa durante la quarantena c'erano problemi di soldi ed è un sintomo questo. Quindi il Covid ti dà la febbre, ti dà la tosse e ti dà anche la mancanza di denaro. Poi questo invece era sulle mascherine, quelle che ci abbiamo noi addosso. Questo è una ragazza, potrebbe essere un'infermiera, che si guarda in uno specchietto. Sei quello per fare il trucco? Sì. Ok. E questo sotto è la tua libertà. Purtroppo c'è stata negata la libertà di sorridere, perlomeno con tutta la faccia, ma vabbè, almeno con gli occhi si può. E quindi questa altra cartolina. E poi via dicendo, questo invece è proprio il graffito, quindi ho scritto il mio nome d'arte e c'era una cosa che mi è mancata per tutto il lockdown, la brioche e caffè al bar. Io c'ho il bar sotto casa, dove il bar dei vecchi a Porta Palazzo, io abito lì, e quindi questa era una roba che proprio mi mancava, perché bella la colazione a casa, fighissima, però questa era una roba che ne avevo sentivo veramente la necessità. E poi quindi anche questa, altra cartolina, mancanze era. E qui invece è una roba un po' più triste, riguarda le persone che sono morte, soprattutto gli anziani che sono morti negli ospedali e i loro parenti, i familiari, i figli non potevano vederli. E ho provato a disegnare una rosa che insomma è il simbolo della vita, dell'amore, però è dentro una teca di vetro. E quindi il titolo è Thanatos e Virus. Thanatos in greco è la morte, quindi il rapporto che c'era in questo periodo tra il virus e la morte. Andiamo avanti, altra cartolina. Questo invece l'ho fatto per i bambini. Mi hanno chiesto un po' di amici che hanno dei figli piccoli se potevo fare qualcosa per i bambini che stavano a casa. E allora ho fatto questo pezzo con dei virus simpatici, insomma anche loro dovevano imparare a conoscerli e mostrargli qualcosa di brutto, di cattivo, forse non era il caso. E quindi ho provato a colorare il virus, ho fatto un piccolo video insomma di questa roba. E è stato molto divertente, insomma poi gli ho fatto vedere un po' di piccoli, di bambini e sono divertiti. 5 minuti, niente di che, però almeno hanno avuto anche loro una piccola parte. Altra cartolina. E poi questo invece riguardava il primo giorno di primavera. Questo era il 21 marzo, era una bella giornata, faceva un po' freddo e io ero tristissimo perché il primo giorno di primavera io di solito esco, vado nei prati, mi faccio i fatti miei, vado in giro, incontro gente e questo succedeva prima. Adesso non più, quindi prima era primavera e il fiore è in bianco e nero, perché non c'erano i colori, non c'era modo di vedere colori perché c'era molto oppressione. Altra cartolina. E questa invece riguarda un po' la parte dell'eros, quindi dell'amore, della passione. Il fiore rosso, il fiore della passione con il filtro della mascherina davanti. Quindi tutto è filtrato attraverso la mascherina, attraverso un virus, attraverso questo non potersi incontrare, non potersi vedere. E quindi esiste il fiore, c'è, ma non c'è un filtro, non ci puoi stare, non puoi accederci. Altra cartolina. L'ultimo è questo, che
sempre una parola greca, ethos. Ethos è il comportamento. Quindi come ci comportavamo durante questo periodo? Stavamo alla finestra, quindi a guardare il mondo che scorreva fuori, un po' disabitato. E quindi ho fatto due fiori, che sono due come se fossimo noi due, davanti alla finestra, ci sono le gocce, ho fatto questo effetto, sai, come se fosse ci fosse la pioggia. Sempre un po' triste, se vuoi, perché comunque non c'era nulla di particolarmente allegro. E quindi altra cartolina. Se poi fai un passo indietro, le ho messe tutte attaccate a un fil di ferro.